Per l'intervista del Prode Fernando, oggi andiamo ad incontrare il primo tenore, cioè il primo che conosco io, quindi Gianluca Terranova. Ciao Ciao. Gianluca, come va? Bene. Ti vedo un po' frastornato, ti ho disturbato, stavi dormendo? Io ho la faccia stanca. Ti vedo un po' stanco, sì. Allora, dopo tanti musicisti che ho intervistato in questo periodo di pandemia, non mi poteva mancare, diciamo, un tenore, la lirica. E chi meglio di te, che ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere 4 anni fa, mi sembra, eravamo in un teatro a Roma, e tu eri un ospite, quella sera si parlava della musica romana e tu ti sei esibito in quell'occasione con una canzone di Claudio Villa, però la cantavi in spagnolo. Ti ricordi? Sì, Granata. Granata, bravo. Allora, raccontaci un po' della tua storia, diciamo dagli inizi. Hai suonato pianoforte da bambino, mi confermi? Sai che io ho fatto scuola pure a Belletri 2 anni. Ah, questo non lo sapevo. E forse magari ci siamo pure incontrati spesso. Io ho studiato perché io ho fatto l'istituto d'arte, poi con che io abitavo poi ai Castelli Romani sulla Via dei Laghi. Ah, ho capito, sì. E quindi insomma sono cresciuto lì col pianoforte, quindi il mio primo amore è stato il pianoforte. Poi a un certo punto ho cominciato a fare, sono diplomato in musica classica, diciamo, però il pop era sempre il jazz, mi piaceva, e quindi erano i fini anni 80, molto fine, 89, 90, e andava di moda il jazz in quegli anni. E quindi ho cominciato a fare un po' di serate night nei locali, così anche piano bar ho fatto. E in quell'occasione uscì fuori che avevo una voce un po' impostata, un po' più potente del normale. E quindi molti dicevano: "Mamma, tu devi fare l'opera". Solo che tu puoi immaginare, insomma, ai Castelli Romani non c'è una scuola di opera, non c'è mai stato un teatro di opera lì. È stato il Teatro dell'Opera di Roma, ma noi romani con l'opera non ci siamo mai andati tanto d'accordo, se non dobbiamo andare ai tempi del Beniamino Gigli, no? Sì. E quindi ho fatto una scuola a Roma che insomma mi ha un po' fatto perdere tempo, diciamo. Ho passato un po' di anni così, poi a un certo punto, dopo 4-5 anni, è spuntato fuori Massimo Ranieri con questo musical che stava per fare Hollywood, e gli serviva una voce un po' più impostata. E io ho fatto il provino, lui mi ha accolto a braccia aperte, ho fatto questo musical con Massimo Ranieri per 350 recite in tutta Italia, e lì un po' mi si è aperta la strada del musical, non sapevo più che fare perché il regista Padroni Griffi, grande, Ah, Bonanni, grande. mi diceva: "Gianluca, ma tu preferisci fare la lirica di serie B o il musical di serie A? Andiamo al Sistina, andiamo lì, andiamo qua". Dice: "Vabbè, allora faccio il musical". Insomma, mi imbattei in questo nuovo canale che era il musical. E da lì ho cominciato a conoscere Pippo Baudo, Cate Ricciarelli, Paolo Limiti, tutti fine anni 90, e lì mi si è aperto il mondo della televisione, no? Però poi dopo qualche anno ho ripreso a fare la lirica perché un tenore che ha un tono così, diciamo, della voce lirica dell'opera non può che fare quello, capito? Eh E sì. poi alla fine ho coronato questa mia dualità, questo mio anche lato pop attoriale, televisivo, l'ho coronato con quel bel film che ha fatto Stefano Reali, appunto, Caruso, con Vanessa Incontrada, Martina Stella, Maurizio Mattioli, dove io facevo il protagonista, su Rai 1, e nel 2012 ha fatto un record d'ascolti, 6 milioni di audience. E ho vinto pure il premio come miglior attore, insomma è stato un bellissimo coronamento di quel mondo. Però alla fine poi io faccio sempre l'opera, capito? In giro, in Cina, Giappone, America, per questo non mi vedi mai in giro tra Ma io a Belletri e Velletri, cioè io prima ti dicevo Velletri perché io a 40 anni ho fatto il vigilurbano motociclista, quindi sicuramente mi avrai visto tantissime volte. avrei fatto pure qualche film. Senti, Gianluca, prima hai parlato di Katia Ricciarelli, ci puoi raccontare un po' la tua storia professionale con lei? Katia è simpaticissima,
è una donna di grande generosità, di grande cultura, ed è, io l'ho conosciuta quando ancora era con Pippo Baudo, e nel 2000, 2000, 98, così. Ho studiato con lei all'Accademia, com'è, e poi siamo diventati amici perché ho scritto il musical Caruso prima del film. Il film non l'ho scritto io, il musical Caruso sì. E lei, siccome mi serviva insomma un nome anche vicino a che io ero, insomma, e lei ha amato tantissimo queste musiche che abbiamo scritto, questa storia su Enrico Caruso, il grande tenore Enrico Caruso, e abbiamo fatto questo musical. In quel periodo io ho frequentato un po' la casa loro, sono stato a Capodanno con loro, alle feste, sono andato in Sardegna con Pippo e Katia, con mia moglie Sabina, abbiamo passato dei momenti bellissimi, proprio quasi familiari. Beh, per dire, io facevo il bagno in piscina con loro, lì in Sardegna, non c'avevo il costume, Pippo mi ha prestato il costume, andavo un po' lungo, però, perché io non sono altissimo, sono 1,73, Come me, sei come me allora. quindi è una perdita. Sei 1,73? Sei alto come me allora. Alla grande, i meglio, siamo i meglio. Sei meglio. E poi col tacco arriviamo pure a 78. Vabbè, sì. Nell'opera li ho usati tanti tacchi perché mi sono scapitate certe sventole di soprani. Katia è una donna veramente generosa e dolce, però ha anche i cosiddetti attributi, quando lavora è molto forte. Con lei ho fatto tante repliche, nessuno credeva che lei facesse queste 180 recite di seguito, cantando tutte le sere di questo musical Caruso. E l'abbiamo fatto dal 2001 al 2002. Frequentando Pippo, naturalmente con loro ho fatto un sacco di prime serate, addirittura ho conosciuto Alberto Sordi. Veramente ho fatto delle cose in quei 2 o 3 anni con loro pazzesche, che se ci penso adesso veramente sarebbero impossibili da rifare. Per le relazioni che avevo intessuto in quegli anni di grandi personaggi. Poi purtroppo l'opera, la grande opera, se vuoi fare la grande carriera devi andare all'estero, perché in Italia è un po', diciamo, il mondo dell'opera è un po' decaduto, è rimasto un po' indietro rispetto alle grandi produzioni che fanno all'estero, ma non fatto di soldi, proprio all'estero l'opera è È trend, una no? cultura proprio molto, sì, molto. Giovani qua, capito? Se tu vai a Roma e chiedi al barista, ma te vieni a vedere Traviata, dici, ma sei matto, casomai ti andiamo a fare un bucatino, cioè non ci sta. Io vorrei tanto lottare per renderla più popolare, perché poi alla fine l'opera lirica è perché uno non la conosce, ma quando poi tu la vai a vedere ti emozioni, ti diverti, certo, se vai a vedere quelle cose un po' antiche, un po' vecchie, magari ti annoi se non c'è, però queste cose che fanno, per dirti, a Sydney, in Australia, io ho fatto tipo 8, 9 produzioni lì, e ho fatto questo film della Traviata. Questi hanno incassato, con 18 recite di Traviata, hanno incassato 12 milioni e mezzo di dollari australiani, che equivalgono tipo a 10 milioni e mezzo di euro. Pagando, facendo una cosa enorme, Swarovski gli ha dato un lampadario che sembrava un'astronave, dove Violetta, la Traviata, entrava dentro, faceva gli acuti in mezzo dentro questo lampadario, io passavo di sotto e cantavo a questa, e stava a 20 metri per aria in mezzo all'oceano. E queste cose rendono spettacolo. Poi pensa, dopo il Brindisi, sai, li viamo Sì. nell'eredità. Dopo l'acuto finale, dalla baia di Sydney partivano i fuochi artificiali. Quindi dopo st'acuto, capito? Boom, 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 fuochi artificiali. La gente è impazziva, pensa che la ditta dei fuochi artificiali era di Napoli. Senti, a proposito, ti voglio interrompere un attimino perché mi hai appena detto, diciamo, che non a tutti piace l'opera e proprio per questo voglio essere, diciamo, d'accordo con te per la mia esperienza personale. Io ho mio nonno materno che amava molto l'opera, aveva la casa piena di dischi, di libretti dell'opera. Io quando ero piccolino, diciamo, non è che mi piaceva tanto, era l'epoca dei Beatles, all'epoca, e non mi piaceva tanto. A un certo punto, un giorno, per motivi di servizio, mi trovai a una
a una rappresentazione lirica, diciamo, davanti alla cattedrale, ma sono rimasto talmente affascinato di quella rappresentazione che da lì ho cominciato a amare l'opera. Certo, non è che sono, diciamo, molto esperto e istruito come te, però insomma mi piace vederla. Ma vedi, è proprio questo, perché uno si sente ignorante, cioè è un'opera e uno si sente ignorante, io non c'ho, non, subito, partiamo subito con questo handicap, no? Che non siamo colti per capire l'opera. In realtà l'opera è popolare. Infatti io adesso sto scrivendo anche una cosa che voglio portare in TV per poter raccontare l'opera a tutti. Come se fossimo nel salotto di casa mia o di casa tua, siamo lì a cena e poi a un certo punto ti metto sul pianoforte e ti racconto aspetta Sì. gli avvocati tocca rispondere. Sì. Soprattutto Questo è il quando bello della diretta. Io queste cose le sto facendo in diretta, quindi è il bello della diretta. Sì. certo, la verità, la verità. E niente, vorrei tanto raccontare l'opera a un po' a tutti, perché ci sono degli spunti che, se vai a teatro, sono molto lenti, a volte ti annoiano anche perché sono i tempi che avevano 100 anni fa, 200 anni fa. Oggi abbiamo bisogno di più velocità, 30 secondi su Instagram, ti racconti una storia, no? Abbiamo questo che è cambiato, però ci sono tanti spunti attuali nell'opera che sarebbe bello anche raccontarli, ecco, questo è. Perché se no sembriamo degli elefanti morti di un altro secolo che stanno lì a fare, invece no, l'opera nel mondo è viva proprio perché loro capiscono che è molto attuale. E io faccio delle regie fighissime, moderne, che in Italia non piacciono assolutamente, perché loro in Italia chi viene a vedere i meloman italiani vogliono vedere, diciamo, le cose un po' più classiche, a parte i giovani. Però all'estero fanno delle cose molto più, pensa una bohème tipo Moulin Rouge, capito? Oppure una Traviata anni 70 con Alfredo, che anziché Traviata, che magari era lui è fotografo, è uno stalker, cioè attualizzare un po' per poterla portare ai giovani. Questo è un lavoro che fanno già all'estero, molto bello, che però in Italia, quando noi parliamo di cultura, a Roma si dice mi piace Scarlattina, cioè quando si parla di cultura ci viene un po' la paura che non sia fruibile al grande pubblico, che il pubblico se fa, posso dire, due palle. Duballe, sì. È così, non è così, dipende come lo fai. Certo, se tu fai una cosa lenta, antica, allora meglio andasse a fare due bucatini alla matriciana. Però se tu invece la rendi Energica, va, energica. spettacolare, Spettacolare. è spettacolo. Però mantenendo delle cose anche culturali, perché sennò poi dopo noi siamo quella patria che quando arriva una pandemia. E tutto ciò che è libero professionismo, tutto ciò che è cultura, tutto ciò che è rischio d'impresa muore. Perché? Perché è così. Perché poi se tu la cultura non la fai diventare anche business e non la porti anche, non la sdogani un po' anche al grande pubblico, come il cinema. Il cinema tu ci vai, paghi un biglietto e ti vai a vedere un film, no? Sì. L'opera devi essere un amante, se no non c'è altro dell'opera. Ecco, se noi non sdoganiamo questo concetto dell'opera fatta solo per i melomani e non la portiamo anche al grande pubblico, tu dici come si fa? Con gli anni, piano piano, lavorando sui giovani, piano piano, dopo un po' di anni ti ritrovi il pubblico. Questo è. Senti Gianluca, una intervista molto interessante quella con te, starei a parlare tutto il giorno della tua storia perché mi affascina e interessa. Però purtroppo dobbiamo chiudere perché sennò dopo diventa troppo lunga e magari annoia, ritornando al discorso della noia. Però ti devo chiedere un grande favore. Io sono
malato, diciamo, adesso non ricordo quell'aria come si chiama, di Puccini, quella che cantano tutti, ma mi devi fare quel pezzetto dal vivo adesso all'alba, quella là me la devi fare, per chiudere questa, diciamo, intervista. Mi devi cantare quel pezzo. Tu mi chiedi a me con sta faccia che c'ho di fare l'aria più difficile. Ma so che ce la farai perché ti ho sentito dal vivo, quindi. Ti metto il link, te la vedi su YouTube. Un pezzettino solo. Ma guarda, non, è una cosa che ci vuole una spinta di fisico, di diaframma, e questa è proprio la differenza tra il pop. Cioè, se io ti dovessi fare adesso andate via, voglio restare solo. Ma se ti devo fare l'araba vincerò! Dopo un po' ci vuole una forza di fisico, una preparazione che ti deve allenare. È come se gli chiedessi a Totti di fare una partita senza allenamenti. Vabbè, ma questo pezzettino già ha dato, diciamo, ha dato quello che doveva dare, ha dato il tocco. Grazie Gianluca, sei stato eccezionale. Ti saluto e spero di rivederci al più presto possibile. Buona serata e buona opera a tutti. Ciao!